bonifica del sito Bovisa Gasometri, quindi tutta la parte, tutta quell'area che avete visto, verrà effettuata a stralci, cioè divisa per zona, adesso vedremo anche, che il lotto 1A sarà destinato a verde pubblico e sarà il primo ad essere bonificato utilizzando i fondi del piano città, e che per tutte le altre aree la destinazione urbanistica verrà decisa in futuro. Allora, innanzitutto vediamo come è divisa l'area, vediamo il lotto 1, 2, 3 e il lotto 1A è quello in rosso, che è quello che appunto verrà bonificato probabilmente. Allora, chiaramente questa cosa non sta bene, perché ci sembra sbagliato che venga che il futuro dell'area venga presa a spizzichi e bocconi, perché è una cosa sicuramente sbagliata anche a livello urbanistico, perché è un'area proprio con tutte le potenzialità che ha, e comunque un'importanza strategica sia per la Rovisa ma sia per Milano, non può essere affrontata a pezzi, ma deve avere un disegno unitario deciso fin da subito. La conferenza dei servizi del 23 settembre è l'ultima che è stata effettuata, in cui si approva il progetto operativo di bonifica sul lotto 1A. Allora, questo progetto operativo non prevede l'analisi di rischio. L'analisi di rischio, che come abbiamo visto, è obbligatoria per normativa. Come intende procedere il Comune? Intende procedere come nella vecchia normativa, ovvero asportando il terreno fino a raggiungere i valori tabellari, fino a raggiungere i valori tabellari al di sotto di quelli appunto consentiti. Questo cosa comporta però? Il taglio degli alberi. Ora, ripetiamo, l'area è questa qua, il lotto 1A, questo è, per chi avesse presente, dove c'è il Politecnico, del boschetto che abbiamo visto anche prima nel video, quindi vedete sono degli alberi grossi, sviluppati, e quest'area è destinata a verde. Ora voi, tra un anno, quando se e quando verrà effettuata la bonifica, vedrete questa stessa area con un praticello verde con degli alberi stremenziti. Invece adesso l'area ha già, una potenzialità verde, secondo me, magnifica, straordinaria. Tutto questo perché si vuole proseguire per la propria, per il loro voler, che è quello di utilizzare questi mezzi di bonifica e quelli tanto di andare contro la normativa che prevede l'analisi di rischio. Altra decisione, cioè altra cosa che appunto si è scoperta dalla nuova conferenza dei servizi, è che viene autorizzata la realizzazione di collegamenti per l'interconnessione a un'ipotetica centrale di teleriscaldamento a Bovisa, centrale di cui non c'è nessuna traccia in nessun documento ufficiale. Quindi dal nulla si fanno questi lavori di connessione alla centrale che non esiste e di qua, del quale non si sa assolutamente nulla. Vedete? A sinistra si vede tutto il percorso che fanno questi condotti che collegheranno la centrale che non esiste, che sarebbe, che porta al sedino del vecchio gasometro che è stato distrutto. E questa cosa è abbastanza curiosa, perché si fanno dei lavori prima che esista la centrale di cui non c'è traccia, e centrale che a cosa serve? A riscaldare edifici che attualmente non ci sono, comunque non c'è stato di riscaldamento nell'area della roccia. Questo fa pensare, perché già nel progetto presentato dal Comune per ottenere finanziamenti del piano città nel 2012, che vedete appunto a sinistra, in cui il Comune edificava la stragrande maggioranza dell'area, nell'angolo in alto a sinistra, dove vedete un triangolino viola, violetto, lì era prevista la centrale di teleriscaldamento. Ora voi vedete che tutto il resto dell'area sono delle edificazioni che riguardano residenze, commercio e industria. Quindi questa cosa è abbastanza preoccupante, perché non ci dicono che è prevista una centrale di teleriscaldamento, ma soprattutto non dicendoci la destinazione d'uso degli altri lotti dell'area, questo fa pensare, perché io presumo che potrebbero costruire, perché se c'è una centrale qualcosa dovrà riscaldare, e quindi questo siamo abbastanza in grado. A destra adesso vedete come sarebbe la sovrapposizione appunto delle edificazioni per questo progetto, che è del 2012, ma non so quanto faccia pezzo adesso, ma comunque le intenzioni potrebbero benissimo essere ancora queste, non lo sappiamo.
Riassumere, c'è un articolo che abbiamo prodotto che riassume un po' tutto quanto detto, se nel caso qualcuno volesse rileggerlo può trovarlo a questo sito e scrivere appunto il titolo di questo articolo che riassume un po' quanto detto. Vorrei concludere mostrandovi delle immagini dell'interno dell'area che a mio parere sono molto suggestive e che mostrano appunto la bellezza dell'architettura che sono presenti all'interno e la maestosità del patrimonio arboreo che sta all'interno. Io credo che è importantissimo salvaguardare quest'area perché è incredibile come un'area del genere sia presente e sia a poche centinaia di metri da qua. E io credo, esorto tutti quanti voi, se non la conoscete, a passarci perlomeno quantomeno davanti, anche da fuori, solo a vederla, perché solo in questo modo si capisce la bellezza di quest'area e che cosa si rischierebbe se andasse persa. Grazie per l'attenzione.